Ma so che lei portava spesso Buster Keaton a bere. Se abbiamo l'occasione, qualche volta che alla pausa siamo andati a pranzo insieme, via con sé poi. E non beveva troppo Buster Keaton? Una volta a Barbarano Romano, in provincia di Viterbo, sulla ferrovia, eravamo via alla pausa, dice ma questo dove a mangiare, detto io al direttore. Siete con voi, siete 4, 5, 4, 6. Io non ho mangiato, non ho mangiato. È successo un mezzo così, era imbriaco. Allora Franco Franchi gli fa il direttore e dice, oh, parlami se chiari, ora mi ha mollato sto catapasma qua, guarda questo è già imbriaco, vedi? Ora vi a pranzo. Ti saluto, un film faticoso è stato quello. C'è un rapporto ideale tra Keaton e il cinema europeo, addirittura c'è un rapporto profetico, perché Keaton in fondo negli anni 20 aveva profetizzato il cinema europeo degli anni 60, cioè il cinema che è cominciato con Godard e che ha continuato così, con gli altri della Nouvelle Vague e con tutti i giovani cineasti degli anni 60. Per esempio, sembrerà strano, ma anch'io mi sento molto vicino agli interessi di Keaton, cioè in fondo il tema vero di tutti i film di Keaton è il cinema stesso.